Dicevo che voi siete bellissima, ma ci avete mai pensato di fare, non so, del cinema, donna Ornella? No, il cinema io? Ma certo. Ma voi volete prendere gioco di me? Donna Ornella, quando io sono vicino a voi, divento un altro, divento quello che avrei voluto essere, che non sono. E che volevate essere? Ah, un giorno, donna Ornella, vi racconterò la mia vita, un romanzo. Ah, chissà quante donne in questo romanzo. Sì, questo è vero, ci sono state, ma donna Ornella mia, mai nessuno come voi, perché voi siete la donna del destino. Nata mano basa. Maresciallo. È meglio che io vada, maresciallo. Ci veniva, donna Ornella. Linda. La vuoi finire di farti i fatti miei? Ma lo sai, hai fatto male stringendola tutta così. Ma che te ne importa? Ti licenziero. È uno scandalo! È uno scandalo, maresciallo! Ma perché è uno scandalo? Perché voi siete fidanzato con la Marchesa Serena! Sì, ma io non l'amo, in paese non si parla che di questo, matrimonio, lo so, sono pure uscite le pubblicazioni, lo so, ma che volete, ma che devo fare, che già fa? Perdere l'onore! E poi ormai non ci sto più con la testa, mi dimentico le cose. A proposito dello sproposito, oddio, mi è caduto il cestino, mi è caduto dalla bicicletta, il cestino pieno di frutti di bosco. Eccola, perdere l'amore. Oddio, ma chi può essere a quest'ora? A quest'ora il questore in questura che fa? Oddio, c'ho le palpitazioni, sono pallido. Perdere il colore. Finta, vuoi andare ad aprire, sì o no? E adesso vado via, se vuoi restare solo. Ciao tesoro. Amore. Ciao. Amore mio, ciao. Come stai? Bene, lo sai che mamma ha scelto tutte le bomboniere? E cosa ha scelto? Ah, degli oggettini cinesi a buon prezzo. Cinesi? Bomboniere dell'est, per due soldi, al mercatino mia madre comprò. Cosa? Poi vendi il babbo che disse a mamma, ma che belle bomboniere dell'est. Il babbo. Poi venne la zia che disse al babbo, che disse a mamma, ma che belle bomboniere dell'est. Basta. Poi venne la cognata, basta, che Serenella, disse... Basta, Serenella mia, basta. Abbi pazienza, io ti devo parlare, devo... Io devo essere sincero con te. Anch'io, Massimo, voglio essere sincera con te. Marescià! Allora, che? Marescià! Marescià, ci sta un'altra visita. Fai entrare, fai passare! Non so che è. Fai passare! Maresciallo! Prego! Buonasera! Buonasera, signora! Mi presento! Caroni Elda! Nativa di Strangola Galli, operaia! Strangola priva, ti cadete! Devo fare una... Strangola Galli! Ah, scusa, avevo capito. Devo fare una denunciazione urgente! Una che? Una denunciazione urgente, veramente. Scusa, cara, il lavoro sì, mi chiama. Vado a vedere quando le partecipazioni, bella, a dopo. Quando sei bella. Tanto bella, ci vorremmo, ci vedimma. Prego, si accomodi, signora, prego. Senti, stamattina, mentre che andavo a lavorare, che prendo sei corriere, tre coincidenze, un treno merci, scendo al volo, in corsa, ho scoperto che mi hanno rubato la borsetta. Maresciallo, dentro ci stavano 3 euro liquidi. Che devo fare? Sono disperata! Signora mia, deve fare la denuncia su carta da bollo, abbia pazienza. Su carta? Da bollo. Da bollo? Sì. E cioè? Servono 15 euro di carta da bollo, più 2 di marche, 7 di diritti di segreteria e 4 di spedizione. Totale 7 per 8, 54, 54 porto 3, porto 1, fanno 28 euro. 28 euro? Sì. Allora scusa, io non la faccio e guadagno 25 euro. Certo. Grazie Marescià! Prego! Lei mi ha fatto guadagnare! Marescià! Che succede? Ci sta quella! Quella chi? Quella! Ma che dici? Sta quella...
Linda, come ti permetti? Questa è una casa rispettabile. Avanti, fai entrare la signora. Su! Va bene, potete entrare, signora. Che parolone, signora. Scusate, disturbo? Donnone, quando siete bella. Quando siete bella. Maresciallo, tornando a casa, sì, ho trovato questa borsetta. Ma quella è la borsetta mia! Maresciallo, questa è una ladra, arrestatela! Ma come si permette di dire ciò? C'è proprio la faccia della ladra! Ma come si permette? Io ho trovato la borsetta e l'ho portata al maresciallo. Ma non rispettabile! E poi qui dentro c'erano 3 euro! Proprio niente! Cosa volete che vi rubi? No, euro, ah, 3 euro! Maresciallo, io con 3 euro! C'è gambo una settimana intera, c'è gambo, Euri! Comunque. E comunque è stata gentile, scusi se l'ho presa per ladra, è stata anzi carina che me l'ha pullerata. Insomma, non è stata molto gentile, signora, cara. Vabbè, insomma, senti, prego. Me la posso dire una cosa? Ditemi. Che bella coppia che siete, veramente. Belli, belli, belli. Noi? Ma noi non siamo una coppia. Ah, che peccato. Perché state così tanto bene. State così tanto bene insieme. Non spero. Che sembrate felici. Grazie signora, grazie. Molto gentile, grazie. Arrivederci. Signorina, vi amo veramente. Arrivederci. Ha un bella sta signorina. Avete sentito? Sì, ha detto che ha risparmiato 25 euro. No, non quello, quello che ha detto dopo. Ha detto grazie, molto gentile. Ma no, don Ornella, no, ha detto che siamo una coppia molto felice, una bella coppia. E allora? E allora che? Don Ornella, io se non parlo faccio uno sproposito, don Ornella, io vi amo. Don Ornella, io vi amo pazzamente. Maresciallo, ma voi siete fidanzato, ma che mi importa, questo fidanzamento, don Ornella, ma che mi importa a me, dai, di questo fidanzamento, Maresciallo, Massimo, chi è? Ma perché? Non è come pensi, no, Serena. Ma perché non me l'hai detto prima? Non ti amo, questo matrimonio non sa da fare. Ah, questa no. L'ho già sentita. È vero. Ma io finalmente posso coronare il mio sogno di andare a New York, a Broadway, a fare il musical, quello vero, no? Sta schifezza che fate qua. Ma signora, proprio adesso che stava entrando in codesta casa, no, non parta, no. Linda, non ti preoccupare. Che c'entra un'altra signora in questa casa. Allora, vieni, maresciallo. Vabbè, buon viaggio, Serenè. Buon viaggio, Serenè, è stata buona. Miei cari signori, vi devo lasciare, perché domani partirò. Grazie a Linda, Laura De Marchi, Serena Autieri e Ornella Muti. Ci vorrebbe, don Ornè. Che... Sì, ci colleghiamo subito con il TG1 per una notizia straordinaria. Prego.